Una delle proposte che si potrebbe mettere in pratica per migliorare un po' la situazione a Castellammare, da qualsiasi punto di vista? Allora, già un punto di vista è la raccolta differenziata, ad esempio, che già non viene fatta correttamente, oppure le persone che la fanno correttamente, comunque il lavoro viene vanificato da altre che non la fanno, oppure la fanno in modo errato, e ponendo poi anche le loro buste di spazzatura alla fine tra quelle degli altri, vanificano tutto il lavoro. E secondo me ci dovrebbe stare, siccome siamo alla fine un po' tutti, se non abbiamo una punizione, non abbiamo poi quello che è un riscontro nel lavoro e nel fare le cose correttamente, una maggiore vigilanza, anche persone vigili in borghese, qualcosa, un'organizzazione come ad esempio ci sono le persone dei grattini, oppure una persona che ad esempio se vede qualcuno che butta una carta, butta l'immondizia in un orario non consono, o comunque butta della spazzatura non nei cassonetti opportuni, fare appunto una multa, un qualcosa, perché soltanto così secondo me ci può essere poi un riscontro nel concreto. Quindi fare delle sanzioni. Quando c'era un certo Gava puntavo sul turismo, poi io sono di sinistra e allora la sinistra punta sull'industria, poi mano a mano attraverso gli anni, non lo so perché, sempre i nostri politici hanno distrutto Castellammare. Castellammare aveva più di 30.000 posti di lavoro. Ora loro non sanno, hanno costruito quel porto l'Arvio. E poi che persone, come sviluppo, non porta niente, porta solo per esempio, non porta niente per Castellammare. Ci sono ancora tante aree che si possono per creare lavoro. Ora lei mi domanda a me che cosa si può, io sono un cittadino. Quali iniziative lei proporrebbe a livello di turismo, di industria per rilanciare? Turismo potrebbe fare come seconde cose, ci sono, per esempio, abbiamo tutto il lungomare dove sta la zona vecchia, lì. Si potrebbero fare tante di quelle cose sulla zona vecchia. E invece, organizzare le persone, pure impegnare le persone. Per esempio, il sindaco c'è stato, ultimamente quel sindaco c'è stato, ha buttato giù quelle famose chiosce, sì, non l'hai buttato giù. E che alternative di che cosa? Niente. Cioè questo fanno, distruggono solo. Questo è il fatto, tante di quelle cose possono fare, il lungomare ci può offrire tante di quelle cose, è uno. Poi ci sta la zona dove sta Cire, la ferrovia dello stadio, si possono inventare tanti di quei lavori, ci sta ancora la zona di Lavis, ancora una parte dei cantieri metallurgici che se la vogliono sempre prendere questo porto, che cosa devono fare, non lo so. Queste si possono fare, però se parliamo io e lei, non si conclude mai niente. Non lo so, preparare una cosa proprio contro questi politici, perché non si può buttare una città come non si può buttare una città come Castellammare. Guardate, io ho avuto il piacere. Lei cosa avrebbe suggerito delle terme? Ma è facile, rinnovare, scusate, quelle che va alle terme si va a curare. Deve trovare diciamo, una cosa molto, una buona pensione, poi dei passaggi dalle terme per arrivare in città, tante di quelle cose. Trasporti e poi un'accoglienza migliore, un'organizzazione. Ma non mi vengono tante come è normale, uno che viene qua, ma una volta con un milanese. Come la ferrovia dello Stato, è una cosa bellissima, che poi la vogliamo solo spostare, ma non l'abitacolo. Che è la ferrovia dell'ostacolo, che è stupenda, solo considerare i soldi che abbiamo speso all'epoca quando l'abbiamo ristrutturato. Quindi magari trasformare il mercato ortofrutticolo in un parcheggio. O in un parcheggio o in centro Sarebbe commerciale, perché poi lo spazio, volendo, si può far uscire per tante altre cose. In origine il mercato, il cancello del mercato in particolare, tutta la parte sfinestrata di sopra arrivava fin giù. Poi nel momento in cui è stata fatta chiusa la parte di sotto, quando scende la sporcizia da Gragnano e tanti paesi, si chiude quella fessura sotto, e la strada di via Virgilio diventa come un piccolo lago. Ecco perché il mio negozio si allagava sempre. Ma quando c'era mio padre vivo, in effetti quella strada non si è mai allagata. Perché? Perché il cancello era tutto chiuso fin giù. E via Virgilio attualmente è diventato come un lago quando scende la pioggia a forza Una inoltrata. delle idee per risolvere il problema potrebbe essere quella Di ripristinare il cancello come era prima, che poi un giorno, un domani, chissà quando sarà, quel cancello verrà tolto perché dicono uscirà una nuova strada da quella cosa, che ben venga.
però eliminiamo, diciamo, alleggeriamo il peso all'acqua che scenda verso via D'Annunzio e evitiamo l'allagamento. E evitiamo gli allagamenti, ma non solo l'allagamento di via Virgilio, evitiamo l'allagamento del via l'Europa. Del via l'Europa che in effetti ci congiunge con l'autostrada. Quindi, liberare il cancello del mercato sarebbe pure un'idea per liberare dall'allagamento il via l'Europa? Sì, sì, soprattutto. I due cancelli devono essere aperti fin giù, come 50 anni fa, quando stava mio padre vivo. Ciao, sei una ragazza sabbiese, che cosa proporresti per migliorare un po' la situazione di Castellammare? Allora, innanzitutto per quanto riguarda il divertimento, secondo me non ci sono troppe possibilità, diciamo, per noi giovani. Infatti io da poco ho compiuto 18 anni, ancora devo prendere la patente, quindi per me, diciamo, soprattutto in inverno è difficile comunque trovare locali qui in zona che, diciamo, in cui possa divertirmi. Pizzerie, perché comunque anche parlando con i miei amici comunque tutti mi dicono andiamo verso la penisola oppure verso Pompei, quindi come se qui appunto non ci fossero proprio dei locali buoni per noi, ottimi per noi. E poi un'altra cosa è comunque che mi preoccupa è il fatto di non trovare un posto qui di lavoro, perché appunto dopo l'università poi non saprei, diciamo, dove trovare lavoro qui, quindi dovrei spostarmi. E invece io vorrei rimanere qui perché questa secondo me è una bellissima città, solo che appunto non ci sono possibilità per noi giovani sia di divertimento che diciamo lavorative. Invece tra le altre problematiche, secondo te quali sono altri disagi che magari un giovane sabbiese si trova a vivere nella propria città? Allora guarda, sinceramente io stessa quando a volte cammino per le strade di Castellammare non è che mi senta al massimo della sicurezza, perché comunque più volte ci sono stati episodi di bullismo e violenza in questa città, purtroppo, poiché appunto date anche dall'assenza di forze armate, di vigili in giro per la città, e quindi secondo me ci dovrebbe essere anche un maggiore controllo da parte, diciamo, delle istituzioni. Efficiente il servizio sanitario, il sistema sanitario anche a Castellammare, che cosa farebbe se non lo trovo efficiente per modificare? Babbola, io sono un operatore sanitario. Perfetto. Quindi... Lei trova efficiente il servizio sanitario di Castellammare? Diciamo che il sistema è abbastanza complesso e articolato, ci sono come in tutte le strutture pubbliche le cosiddette macchie di leopardo, nel senso che alcune strutture funzionano bene, altre un poco meglio, non c'è interdisciplinarietà e questo è un po' slega il concetto di, diciamo, accompagnare il paziente nel suo processo di malattia, di guarigione ed eventualmente anche di morte più serena laddove le cose non sono curabili. E quindi per risolvere questa problematica lei che cosa farebbe? Insomma? Io farei una mappatura delle strutture viciniori tipo Gragnano, tipo magari dei paesini dell'Interland, e creare dei piccoli filtri per evitare un'afferenza all'ospedale che sia un poco troppo congestionata, pletorica e che chiaramente non consente un triage adeguato. E questo andrebbe fatto sia diciamo, delocalizzando certi piccoli presidi che fungono da filtro e poi facendo afferire in ospedale solo i casi più importanti che hanno bisogno di una certa diagnosi più sofisticata e di un apporto di terapie che possono essere fatte solo in strutture complesse. Certo. Quindi lei pensa che comunque in ogni caso se non ci fosse questa affluenza sarebbe, diciamo, funzionerebbe bene il sistema sanitario a Castellammare? Il sistema sanitario non funziona male, e diciamo che è continuamente ostacolato da un afflusso di utenza mal controllata e mal filtrata. L'immagine sabbiese, lei punterebbe sul turismo o sull'industria? A parte sul turismo e un po' sull'industria, perché l'industria ormai sta andando a finire e dobbiamo capire di aprire quelle cose per Castellammare, per dare a ospitare i miei figli e i figli degli altri. Che fino ad oggi ci siamo molti gruppi di persone che ci crediamo sul turismo, su queste cose qua, che fino ad oggi non abbiamo avuto nessun appoggio da nessuno, che abbiamo fatto per esempio ripulendo l'Arenile, ripulendo qualche laiole, Sciardinetto, qualche chiesa,
qualche scuola che era piena di sporchizie, come possiamo dimostrare sulle foto da 3 anni ad oggi che abbiamo fatto tutte queste cose, però ci hanno tutto meno freghisse. Che adesso siamo sotto le votazioni, vogliono fare tutti degli eroi che a promettere tutte queste cose, ma fino ad oggi che io ho un'età e mi sento un uomo morto, che ho 50 anni, per me mi hanno fatto perdere la fiducia su tutte le cose. Però ci siamo dei vari compagni, dei vari amici miei, che crediamo sul turismo, ad aprire Castellammare, e siamo a disposizione a qualcuno che ci vuole appoggiare. Che fino ad oggi abbiamo fatto le cose per Castellammare e nessuno ci ha detto grazie. Abbiamo pulito l'arenile da 3 anni a giorno e si è sempre inattivo. Dei giardinetti, delle statue, la statua dei marinai, abbiamo fatto delle scuole, delle chiese, ma tutto me ne frega. Ognuno che si mette per esempio per avere il voto non hanno mai detto grazie a quei ragazzi che abbiamo fatto, le persone anziane ci abbiamo dato per esempio a fare prendere il sole giù all'Arenile, noi non l'abbiamo chiesto niente, noi chiediamo solamente per le persone di Castellammare, le persone anziane, un prendisole, una doccia, un bagno per esempio per far passare la loro giornata più, come ti voglio dire, più spensierate, più tranquille. Noi siamo a disposizione delle persone che si vogliono affiancare. Io ci credo sul turismo, per me. E per quanto riguarda quindi la riqualificazione dell'arenile e della villa comunale, che può essere un buon punto di partenza per dare una nuova immagine a Castellammare in ogni caso, lei cosa consiglierebbe? L'apertura di nuovi locali, l'apertura di strutture, stabilimenti balneari, cosa consiglierebbe? A parte l'apertura di stabilimenti che farebbe occupazione di tutte queste cose, ma io farei anche per esempio dei lati alti, che ci abbiamo lato alto, i boschi. Ce l'abbiamo distrutto, pieno di sporchizia. Potrebbe essere un bellissimo parco. Che nessuno se ne frega. Poi non lo so, escono altre persone, per esempio i scavi archeologici, dietro Varan. Se noi andiamo a salire dietro Varan, dalla salita, è pieno di sporchizia. Mi vergogno di fare quella strada, è chiusa da 4-5 anni e non si apre. Qua ci sono per esempio delle persone anziane, non ci abbiamo una panchina per far sedere. C'è tutte queste cose qua perché non ci sono persone serie che prendono in considerazione queste cose di Castellammare. E io spero di acciuffare queste persone perché io ci credo a Castellammare, ci sono nato, mi piace e quello che ci abbiamo a Castellammare non ce l'ha nessuno. Invece per quanto riguarda il problema delle nuove terme, cosa avrebbe da dire, cosa consiglierebbe per le nuove terme? Una situazione difficile sicuramente, però c'è qualche cosa sicuramente da fare perché potrebbe essere un richiamo turistico sensazionale per Castellammare. Ma per le nuove terme, per esempio, di aprire, anche farle private, per far rinascere di occupazione per i nostri figli, che se non si fa un spiraglio di queste cose, noi a Castellammare siamo finiti, è inutile che parliamo da prima e poi diciamo faccio questo, faccio quello, fino ad oggi nessuno ha fatto niente per Castellammare e vorrei vedere qualche persona che dice io a Castellammare ho fatto questo, io lo dichiaro e quello che dico non lo nego, nessuno ha fatto niente, vogliono solo delle pubblicità. Ecco, proprio a proposito della disoccupazione giovanile, cosa ha da dire a questi ragazzi che oggi si trovano, a noi ragazzi che oggi ci troviamo comunque a disagio a Castellammare, non abbiamo luoghi di divertimento, non abbiamo una speranza in un futuro lavorativo, non abbiamo tante cose, lei cosa avrebbe da consigliarci? Ma questo nuovo futuro per questa nuova generazione penso che non c'hanno niente, perché come l'idea dell'amministrazione partendo da Roma per la Campania non c'è niente, però bisogna fermare queste cose qua, bisogna andare a vedere i ragazzi che non sono andati più a scuola da 16 in poi, quella è la corrente per fermare i ragazzi, dargli un impegno a fare un corso di qualsiasi genere come meccanico, come barista, come cosa, impegnare questi ragazzi, perché se non si impegnano questi ragazzi è finita, è inutile che diciamo noi facciamo questo e facciamo questo, bisogna fermare questi ragazzi, gli dobbiamo dare una piccola occupazione, di fare, non so, un corso, di impegnare queste cose, e a Castellammare non ci abbiamo niente, non ci abbiamo un oratore, non ci abbiamo niente, giù all'Arenile ci abbiamo le porte, l'abbiamo messo noi.
no, non hanno un luogo dove ci possiamo riferire. Tutte queste cose qua, a me mi piacerebbe riaprire Castellammare. Se ci sono delle persone, sono allora completa a disposizione. Ma fino ad oggi non vedo delle persone che vogliono affrontare questi problemi. Guardi, noi di Lancio all'economia e l'immagine stabiese, lei punterebbe sul turismo o sull'industria? Ma io penso sempre sull'industria, che qua come devo dire, come si dice? Come punti, come una fonte lavorativa e anche... Sì, è sempre meglio perché come operaio ci sta proprio... Ce ne sono molti. In mezzo alla strada, non ci sta proprio niente, ma come turismo che vanno tutto a sorrente, perché qua non ci fanno proprio passare. Quindi non pensa che potrebbe essere fatto qualcosa per cambiare la situazione? Sì, ma dovrebbero essere i partiti per fare questo. Ma ci sta la volontà, la capacità di fare certe cose, ma io penso che no. Poi non lo so se oggi ci sta qualche partito che vuole rilanciare Castellammare, vuole fare qualche cosa, ma non lo so, sperando che qualcosa cambia. Invece per quanto riguarda la riqualificazione dell'Arenile e della Villa Comunale, lei pensa che possa essere un buon punto di partenza per dare una nuova immagine a Castellammare? Se sì, cosa proporrebbe per dare un nuovo slancio all'Arenile e alla Villa Comunale? Ma non lo so, questo poi è una cosa da decidere, devono decidere più loro, perché noi come cittadini vogliamo solo che cambia questo stato di cose. Però se devo dire come, cioè, non è che ho qualche idea, qualche cosa. Si potrebbe puntare sull'implementazione delle zone verdi oppure sull'aggregazione di locali, di strutture. Sì, di fare qualche cosa pure per i giovani, perché ci sta tanto spazio, tante cose. Fare qualcosa di buono, questo è, ma non penso che lo faranno. Almeno io ho 62 anni, ma penso che non riuscirò a vedere queste cose. Speriamo bene. Speriamo bene, sì. Vorrei che magari facessero queste cose, però purtroppo non penso. Invece per quanto riguarda la gestione delle strutture pubbliche, noi abbiamo avuto il problema della scuola a Postiglione che ha chiuso, abbiamo il problema della sanità. Lei cosa ha da dire al riguardo? Cioè, si trova bene nella nostra sanità e pensa che la gestione e la manutenzione delle nostre strutture pubbliche sia da aggiustare, da un problema? Secondo me c'è da ritoccare parecchie cose. Ci sono da ritoccare parecchie cose, anche come per esempio i farmaci, tanti farmaci che non bastano, la mutua, io ho una moglie che è disabile, io devo pagare tutta la mia medicinale, no? Cioè, non si può andare più avanti, una pensione che è quella che è, e purtroppo non so come si deve andare avanti. Questa è la questione. Abbiamo parlato prima del problema della disoccupazione giovanile, il disagio che si trovano a vivere i giovani stabiesi oggi nella nostra situazione attuale. Cosa consiglierebbe, cosa ha da dire ai giovani stabiesi, a noi giovani stabiesi? I giovani stabiesi di organizzarsi e vedere bene quello che si deve fare, perché ci aspettiamo allora e qua non si fa proprio niente.